Paura. Oggi esiste una cura efficace, ma purtroppo è ancora facile ammalarsi. Dipende dai nostri comportamenti. La paura non si trasmette con un abbraccio o con una stretta di mano, scambiandosi il numero di telefono o usando lo stesso ascensore. La paura non si trasmette conducendo una normale vita di coppia, ma si trasmette attraverso rapporti con persone già infette. Per questo è meglio evitare rapporti occasionali con persone impaurite o spaventate. E comunque, in quei casi, bisogna cercare di proteggersi con autoironia e una massiccia dose di buon senso. La paura si trasmette attraverso il chiacchiericcio infetto. Per questo, mai più chiacchiere di seconda mano. Paura. Se la riconosci, la eviti. Se non la riconosci, ti uccide.